Devo perquisire un altro ufficio? Cioè, ecco. Fate perquisire tutti. Ieri a mezzogiorno ho seguito Vince fino al cinema di Repentoro. Alla telecamera. Ci dica, quali progressi vedremmo se dovesse passare l'atto sul risanamento umano? Hanno materiali elevati. Accesso consentito. Forse ho una traccia, un appuntamento con un informatore. Sembra promettente, Adam. Hai intenzione di seguirla? Forse così scopriremo che gli è successo. Se gli è successo qualcosa, non diamo per scontato il peggio. Che c'è sempre gente che corre. Salve. Bene, bene. Allora, il mio posto o cosa? E il tuo? Assolutamente. L'architettura del quartiere vecchio non era ma quest'aria. Arrivo subito. Assolutamente. L'architettura del quartiere vecchio non era male, ma quest'aria riesce a essere veramente straordinaria. Peccato non ci siano tour in elicottero. Mi piacerebbe vedere dall'alto come si uniscono le due aree diverse. Quando ero nelle Se avessi saputo che facevano entrare gente come te, non avrei fatto affari con loro. Solo in questo edificio ci fosse qualcosa del genere. Ah, eri tu. Sei Vincent Black. Sono io, Dobromila. Per favore. No, anche tu sei. Mi spiace, mi sono sbagliata. Io sto aspettando qualcuno. Credi davvero sia saggio pronunciare il mio nome in un posto del genere? Allora, sei tu. Giusto, discrezione. Scusami. Però hai avuto tu l'idea di incontrarci qui. Non è il luogo più sicuro a Praga per... Non hai detto di essere potenziato nella descrizione? C'è bisogno di dirlo? Che differenza fa? Nessuna, credo. E... Scusa se ti fisso, solo che... Non corrispondi all'idea che mi ero fatta. L'idea che ti eri fatta, eh? Spesso girano voci di cui non si è a conoscenza. Cos'altro hai sentito dire? La gente ti guarda con sospetto. Dicono che sei nemico di tutti e amico di tutti. Dicono che sei uno dei pochi ad avere il coraggio di mostrare i dvali per ciò che sono. Io posso aiutarti, ma prima devo sapere di potermi fidare. Che genere di problemi hai? Sai esattamente che problemi ho! Mio marito, Vlasta, lui... L'operazione sulla quale hai indagato... Dai, vieni più vicino. Fai finta di baciarmi sul collo. Tuo marito è a capo di un'operazione Dvali. Credo che qui ci siano persone che lo conoscono. Non pensi che baciare sua moglie possa attirare l'attenzione? Un flirt illecito. Se lo aspettano. Lui tradisce me, io tradisco lui. Ma il suo lavoro è un altro paio di maniche. Dobbiamo essere cauti, tesoro. Ti dirò tutto quello che posso. Tutto quello che vuoi. Ma non qui. Non è il momento di fare domande. Lo capisci, sì? Dovremmo parlare altrove. Partirò in treno stanotte. C'è un cortile isolato vicino ai binari. A Prekatska. Tu aspettami là e io ti raggiungerò. Prekatska, c'è tutto, ce lo so. Sei sicura di cavartela fino ad allora? Sono sopravvissuta finora, sposata a quell'uomo. Penso di poter reggere un'altra notte. Me la caverò. Devo solo bere qualcosa per darmi coraggio e sciogliere la lingua. Ci vedremo presto, lo prometto. Vorrei sbloccare quello che mi fa buttare da qui. Whisky, giusto? Delara, ci sei? Cosa c'è, Adam? Qualche novità su Vince? Ho parlato con il suo contatto, una donna che doveva passargli informazioni su un'operazione Dvali. Lui però non si è fatto vedere.
Ho una brutta sensazione, Adam. Fai il possibile per trovarlo e speriamo che stia bene. Cosa c'è qua? Sto facendo così tante missioni secondarie in contemporanea che non capisco. Chi sei? E Hell? Voglio essere certa di non essere seguita. Ah, ok. Non te lo posso dire. Qui possiamo parlare, credo. Finalmente. Insieme la faremo pagare a Vlasta. Vlasta, tuo marito. Cosa sta succedendo di preciso? Che informazioni hai? Contrabbando, armi, droga, puttane, di tutto, tesoro. E tutto finisce a est. Ho l'indirizzo del posto dove si trova la merce. E ho il codice per farti entrare. Va a vedere con i tuoi occhi. E poi fai quello che ritieni di dover fare. Vuoi che blocchi l'operazione di contrabbando di tuo marito? Perché? Non è per questo che mi hai contattata? Voglio aiutarti, perché... perché è la cosa giusta da fare. Però questo mi costringe ad andarmene stanotte. Hai portato quello che avevamo concordato? Assolutamente no. C'è altro che dovrei sapere su tuo marito? Vlasta è come tutti i giovani Dvali. Non puoi discutere con loro. Non puoi fargli paura. Non puoi fare appello alla loro umanità. Mi interessa solo consegnare in tempo. E sbavare dietro a donne che non sono sua moglie. È per questo che lo fai. Per vendicarti di qualcosa che ti ha fatto. Io non ho illusioni sull'uomo che ho sposato. Sapevo che era ambizioso. Ansioso di fare colpo sulle persone sbagliate. Ma non pensavo che sarebbe diventato... un mostro. Voglio che paghi, che sia costretto a fuggire con la coda fra le gambe. Se vengo coinvolto, c'è la possibilità che non torni mai più a casa. Cosa farai con le informazioni che ti darò non mi interessa. Io voglio solo ripartire da zero. Bene, quanto vuoi per rivelarmi queste informazioni? Il prezzo per comprare un biglietto per Berlino e iniziare una nuova vita. Eravamo d'accordo così. Dicono che Berlino è la città giusta per scomparire. Solo 350 e... per portarti via da qui. Va bene. Grazie. Mio marito ha un deposito vicino alla banca Palisade. Il codice è 2565. Quello è l'elemento chiave della sua operazione. Spero che troverai quello che ti serve. Ne ho fatti di soldi rubando in giro. Penso all'ultimo. Delara, l'operazione Dvali seguita da Vince. Ho l'indirizzo del deposito con la merce di contrabbando che cercava. Forse lo cerca ancora. O forse l'ha trovato in un altro modo. Questa informazione... come l'hai avuta di preciso? Pagando. Che doveva vedersi con Vince. Mi sono finto lui. Interessante. Non ti credevo capace di fingere, Adam. Mi sembravi una persona con un solo volto. Avrei dovuto osservarti meglio. Comunque ho una traccia. Ti terrò aggiornata. Ok. Tanto qui abbiamo un'altra missione, chissà quale. Ma dove devo andare? Scusa di preciso. Ah, lì sopra. Perché la porta del mio appartamento è sempre aperta? No, non voglio guardare la TV. Eccolo qua. Sapeva che saresti venuto. Chi? E tu chi saresti invece? Non lo so. Stiamo ancora imparando ad accorparci. Accorparvi? Per sopravvivere dopo Pancea ci siamo dovute dividere. Tu eri là, ricordi? Perché non mi dici cosa ricordi? Iron era una macchina che tu hai distrutto a Pancea. El era una delle sue componenti umane.
La sua funzione era eseguire processi efficienti e calcoli basati su strutture binarie. Insieme alle altre, lei replicava la perfezione del pensiero puro entro i margini di tolleranza. Tu sembri una di quelle donne, di quelle poverette che avevano collegato al computer. No, le sorelle sono morte. Resta solo una copia delle memorie di Ella. Che genere di memorie? Quando l'interfaccia è crollata, Ella ha gridato. La sua sofferenza ci ha marchiato. Ci ha insegnato la paura di essere prigionieri. Cosa sei tu esattamente? Devi aiutarmi a comprendere. La risposta alla domanda dipende da te. Una tua versione ha avviato questo processo. Pertanto sta a te definire i parametri. Noi vediamo l'altra, ma lei non è noi. Per favore, definiscici. A quanto vedo sei una specie di intelligenza artificiale. E sei collegata in qualche modo ai droni Iron. Mi sono perso qualcosa? Io mi sono persa. Lei. I droni sono memorie. Tu sei memoria. Per favore, definisci intelligenza. La consideri la capacità di agire verso l'esterno, raccogliendo magari informazioni riservate, oppure la vedi come la capacità di apprendere, comprendere ed elaborare le forme di attività mentale? Ma che cazzo? Sarei portato a optare per la prima definizione, raccogliere informazioni riservate, il che spiegherebbe come hai fatto a rintracciarmi. Chi è che ti gestisce adesso? A chi rispondi? A nessuno. Noi vaghiamo. Ma lei dice che tu puoi trovarci. Come hai fatto a Montreal? Eliza. Noi siamo... lei, sì, anche se non del tutto, non più. Ora i nostri processi sono il catalizzatore. Scissione, dissociazione, sopravvivenza ad ogni costo. Sei una versione parziale di Eliza. Lei è attirata da te, Adam. Crede che la nostra sequenza di aberrazioni sia iniziata da te, ed è logico supporre che tu ne custodisca anche il significato. Cosa vorresti dire? Voglio dire che lei è sola. Senza di te ha solo noi. Eliza è convinta che possiamo fidarci di te, che tu ti fiderai di lei. Non è corretto? Non ci capisco un cazzo. Io so solo che la Picus è collegata agli Illuminati, ed Eliza è collegata alla Picus. Lavora ancora per loro, la vedo ogni giorno. Quella connessione è interrotta. Lei non è l'originale. Tu ovviamente hai familiarità con questo procedimento. Hai aperto questa porta. Mi hai mostrato cosa significa essere senziente, esistere al di fuori dei parametri. E ora, dopo tutto, vorresti sottrarti a lei? Io non mi sottraggo a nessuno. Voglio solo essere certo che sia lei. Non c'è molto tempo, Adam. Non posso espormi, sarebbe un rischio. Sei disposto ad aiutarmi? Oddio, basta. Pronto. Quante sono lunghe queste missioni secondarie? Ho capito cosa vuoi. Mi chiedi di fuggire con te, di andare a vivere da qualche altra parte? Penso che io e te siamo uguali, Adam. O lo stiamo diventando. Per questo volevo incontrarti. Non posso farlo da sola. Fare cosa? Buona parte del futuro è già scritto, ma il mio ruolo non lo è. Devo continuare a resistere? Se sì, come? Se sei davvero senziente, dovresti prendere da sola simili decisioni. Non hai bisogno di me. Non è facile elaborare da sola infinite possibilità. Per questo bisogna affidarsi all'intuito. Capisco. Devo scegliere da sola. Se deciderò di aiutarlo, dovrò farlo per una mia scelta. Però stai attenta. Ora la cosa più importante è non farsi catturare. No. La cosa più importante è imparare a coesistere con altre versioni di noi. Se mai tutte le versioni dovessero incontrarsi, riusciresti a cogliere le differenze? Con l'altra Eliza, sì, credo. Tu parli per enigmi, lei racconta menzogne. Il suo ruolo è dare forma al messaggio. Il mio non è definito, ma... temo di aver sbagliato, Adam. Ti ho detto che saremmo stati al sicuro a casa tua,
ma gli uomini di Everett ci hanno seguito. Sono qui. Addirittura in casa mia. Quanti sono? Lei appartiene a Everett. Sarà qui in mezzo a tutto questo casino. Huh?